conoscerà primo premio Gilotti, cosa rappresenta per la città di Agrigento e per il mondo del giornalismo locale. Dottor Gilotti ha rappresentato un modo di fare giornalismo ben diverso dall'attuale. È stato per molti noi cronisti sicuramente un maestro, perché ha inculcato quelle nozioni fondamentali per avviare appunto questa professione. Chi, come, quando, come, perché, che sono i punti cardinali per poter costruire un pezzo. Questa sera, con premiando Irene Melisenda, abbiamo voluto ricordare la figura professionale, la capacità gestionale di Totò Gilotti e soprattutto l'eredità che ha lasciato al giornalismo locale. Totò Gilotti è stato per molti un maestro, ha lavorato al Giornale Sicilia, ha collaborato con Teleacras e di conseguenza era doveroso ricordarlo ad un anno dalla morte. Un'eredità importante e ci auguriamo di poter trarre appunto quelle necessarie e dovute esperienze che Totò ci ha dato attraverso la sua scrittura, attraverso il suo insegnamento e su come praticamente cucire un pezzo giornalistico. Irene Melisenda, il primo premio Gilotti questa sera al Circolo Empedocleo ad Agrigento. Quanta soddisfazione c'è dietro questo premio? Beh, devo dire che c'è tanta soddisfazione in questo premio, un premio di grande stima e di grande onore per me riceverlo in memoria di un grande giornalista che è appunto Gilotti, è descritto questa sera come un grande maestro del giornalismo e che dire, sono davvero lusingata, dedico comunque tutto questo il mio impegno e la mia forza, la mia tenacia e questo primo premio che ricevo da giornalista alla mia redazione di Grand'Angolo e al mio grande maestro Franco Castaldo.